questa nuova puntata de Il Comune Vicino a Te parliamo della nuova carta d'identità elettronica. La nuova carta d'identità è il documento d'identità che andrà a sostituire sia il vecchio documento cartaceo che la precedente carta elettronica. Nella carta sono contenute le seguenti informazioni: comune di rilascio del documento, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, statura, cittadinanza, data di emissione, data di scadenza, immagine della firma. In alto, sulla destra, è riportato il numero del documento. In basso è collocato un numero identificativo per servizi informatici futuri. Sparisce la banda ottica a lettura laser e viene sostituita da chip a radiofrequenza, che memorizza le informazioni del documento e i dati del titolare, tra cui la fotografia e le impronte digitali. Inoltre, sul retro della carta, troviamo genitori, codice fiscale sia alfanumerico che sotto forma di codice a barre, estremi dell'atto di nascita, indirizzo di residenza. Servizio demografico, ufficio anagrafe in via Salicotto numero 6, oppure servizio demografico, ufficio decentrato in via Tolomei. È necessario presentarsi allo sportello muniti di una fototessera, che potrà essere anche in formato digitale su chiavetta USB, e della vecchia carta d'identità o altro documento utile ai fini dell'identificazione. Al momento della richiesta verranno acquisite le impronte del dito indice di entrambe le mani. Per il rilascio della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio ai minori di 18 anni, occorre che il minore sia accompagnato da entrambi i genitori, o in caso di assenza di uno di essi, è necessario produrre l'assenso scritto del genitore che non si presenta allo sportello, con allegata copia del suo documento d'identità. Per il rilascio della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio a chi ha figli minori, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore. Per scaricare la modulistica utile relativa alla carta d'identità elettronica, basta recarsi sul sito web del Comune di Siena. Dal menu cliccare su Comune Servizi, fare un clic su Servizio demografico, carte d'identità e certificazioni e infine su Carta d'identità elettronica. La consegna della carta d'identità avverrà entro 6 giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino. La durata della validità della carta d'identità varia in base all'età del richiedente. Da 0 a 3 anni il documento ha validità 3 anni. Da 3 a 18 anni il documento ha validità 5 anni. Da 18 anni in poi il documento ha validità 10 anni. Il costo della carta d'identità è di 22,21 euro, importo dovuto sia per la carta d'identità valida per l'espatrio che per quella non valida per l'espatrio. In caso di smarrimento, furto o deterioramento, si può richiedere il rilascio del duplicato della carta d'identità al costo di 27,37 euro.